Il procedimento si è concluso con la condanna in primo grado dell'ex boss di Trapani Vincenzo Virga e del killer Vito Mazzara, il primo indicato come mandante del delitto, il secondo invece come uno degli esecutori materiali. Di recente però il colpo di scena, il processo è da rifare. In appello i giudici hanno accolto la richiesta della difesa di riaprire il dibattimento e di ascoltare i periti, perché questa perizia genetica è un po' l'anello debole di questo processo, perché se da un lato ha consentito ai giudici di infliggere l'ergastolo, dall'altro presenta delle carenze. Che cosa dice questa perizia? In due parole. Sottocanna del fucile rinvenuto sul luogo del delitto a Lenzi sono state trovate tracce di DNA che secondo i periti sono riconducibili a Vito Mazzara e anche a un suo parente, probabilmente a un suo zio. Bene, ma non c'è la data. Cioè, ci sono queste tracce che comunque sono state contestate dai periti, dai consulenti di parte, ma queste tracce Vito Mazzara le ha potute lasciare assieme al suo parente in un'epoca antecedente al delitto, anche perché lui ha una condanna definitiva come killer, e quindi molto probabilmente queste tracce, ripeto, sono state lasciate in un periodo precedente al delitto. E allora io ritengo, di questo ho avuto uno scontro anche tra virgolette con Adriano Sofri, che questa perizia possa essere ritenuta non una prova certa, ma un indizio grave. Adesso vedremo cosa accadrà in appello. Molto probabilmente i giudici, dopo aver sentito i periti, provvederanno a dare un nuovo incarico per una superperizia. A margine della presentazione del libro dell'avvocato Nino Marino, il sindaco Mino Spezia ha parlato di un'importante iniziativa partita proprio da Valderice, grazie alla quale il depistaggio, e il caso Rostagno è condito da depistaggi, è diventato un reato. Nel 2015 abbiamo fatto un incontro con la senatrice Capacchione, proprio a Valderice, al Movimento Excelsior, per parlare del reato di depistaggio che ancora non era previsto nel nostro codice penale. Anche da lì, anche da Valderice, è partita la spinta affinché il Parlamento riconoscesse questo reato, che finalmente è stato introdotto nel nostro ordinamento, nell'ordinamento penale, perché la vicenda Rosagno fu una vicenda di depistaggi. Oggi il libro dell'avvocato Marino ci dà un punto di vista sia dell'avvocato ma anche del politico, perché al tempo lui fu segretario del Partito Comunista e credo che quel partito ebbe il merito comunque di guardare la realtà di allora con un occhio diverso rispetto agli altri, e forse i fatti gli hanno dato ragione. Gli onorevoli Mimmo Fazio, Antonella Milazzo e Nino Oddo invece hanno ricostruito la figura del giornalista e sociologo. Credo che abbia contrassegnato un periodo di svolta, anche transizione, perché grazie a lui, ma grazie sicuramente a tanti altri, la situazione è leggermente diversa da quella del passato, e grazie appunto alle denunce, agli interventi da parte della magistratura, delle forze dell'ordine, che non dico che la mafia è sconfitta, anzi tutto il contrario, però ovviamente è stato dato un colpo sicuramente non indifferente per quanto riguarda ovviamente la sua sopravvivenza e la sua permanenza quantomeno nell'ambito, diciamo così, degli interventi che faceva prima. È rimasta innanzitutto una grande lezione che io credo che per quegli anni sia stata dirompente e veramente rivoluzionaria. È un modo diverso di fare giornalismo che ha cambiato la storia del giornalismo delle TV locali e che ha dato un taglio diverso a qualsiasi cosa si faccia oggi, si intenda fare oggi. È un giornalismo d'inchiesta a tutto campo che ha dato dei frutti importantissimi nel nostro territorio e che Rostagno ha pagato con la vita. Ma credo che anche voi, come Telesud, siete una parte di una storia. Io ricordo Rostagno, la sua storia in quel momento che si identificava con RTC, con un certo tipo di giornalismo di coraggio in questo territorio. Credo che anche Telesud, un'informazione corretta, un'informazione spesso non omologata, è un modo di rispettare una storia e un insegnamento che ha portato Rostagno. Io credo che questo libro di oggi, ma il mantenere alto il livello di attenzione sui temi che Rostagno portava avanti, sia il modo migliore per ricordarlo.